fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Benedici, o Dio, questi rami di palma e di ulivi. Fa che la celebrazione di oggi si compia e si perfezioni nell'amore che ci introduce nel piano della tua misericordia e solo ci dona di riportare vittoria sul maligno che ci opprime. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci in letizia. Thank you.
Preghiamo. Dio forte e santo, distruggi i nostri peccati e disponi i cuori ad attendere con fede il Signore che viene. Donaci la grazia di agire nella tua giustizia e di conseguire la palma della vittoria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benedici, mio Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. No, Zaccaria. Così dice il Signore Dio: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini sulla via della vita. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratello, fratelli, Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni,
principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Benedici mio Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la grande folla che era venuta per la festa, udito che il Signore Gesù
veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene seduto su un puledro d'asina». I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. Le parole si aggirano tra la gente e sono come smarrite, intimidite, spaventate. Le parole avrebbero qualche cosa da comunicare e invece si spaventano quando si accorgono di non comunicare un pensiero, ma di provocare una ferita, una rabbia. Le parole vorrebbero essere una comunicazione, un incontro tra le persone, e restano mortificate quando si accorgono che invece creano una rottura. La gente accorre, acclama, grida: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» La gente
attribuisce a Gesù quel titolo al quale Gesù ha cercato di sfuggire quando lo cercavano per farlo re. Come dice il Vangelo, Gesù, sapendo che venivano per prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Ma nell'interrogatorio al quale Pilato sottopone Gesù, Gesù si attribuisce invece il titolo regale. Dunque tu sei re, domanda Pilato. Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. E nella notte della tortura i soldati si prendono gioco di Gesù e usano il titolo regale come un insulto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Il titolo di re è dunque una parola che si aggira smarrita e non sa più che cosa significhi. Il profeta invita la figlia di Sion a esultare. Ecco, a te viene il tuo re, annuncerà la pace alle nazioni. Un messaggio di pace è la promessa di questa celebrazione. La parola pace percorre la terra, bussa alle porte dei potenti, si aggira per le strade delle città rovinate e delle vite distrutte. La pace vuole entrare nelle case e si immagina di essere accolta come una benedizione. E invece, nelle parole dei potenti, nelle strade delle città e persino nelle preghiere dei devoti, la pace è cacciata via. Non ti vogliamo, vattene via, noi vogliamo la vittoria, noi vogliamo conseguire i nostri obiettivi, noi vogliamo perfezionare i nostri affari, noi vogliamo farla pagare e distruggere i nemici a costo di distruggere tutta la terra. Vattene via, pace, parola antipatica, noi qui non ti vogliamo. La pace, un'altra parola, si aggira smarrita. Così tante parole sembrano storpiate, irriconoscibili. Che significa dunque la parola re? Che significa dunque la parola pace? I discepoli che accompagnano Gesù non capiscono le parole che risuonano, secondo quanto dice il Vangelo. Non sanno interpretare il comportamento della gente e il gesto di Gesù. Forse questi discepoli se ne stanno lì, ai margini del corteo festoso, sorpresi e sconcertati. Sul momento, dice Giovanni, i discepoli non compresero queste cose. Non sanno che cosa fare, non sanno che cosa dire. Anche i discepoli di oggi, anche noi, riconosciamo che non abbiamo ancora capito, che siamo presenti a quello che succede e non riusciamo a comprendere quello che sta succedendo, quello che Gesù sta compiendo. Vorremmo forse unirci alla festa generale e gridare Osanna al re dei Giudei. Vorremmo anche noi annunciare la parola del profeta, ecco a te viene il tuo re, annuncerà la pace. Ma restiamo confusi. Ma questa
è una processione, è un corteo di protesta, è la celebrazione di un trionfo sui nemici sconfitti. La città, Milano, ospita processioni, cortei, manifestazioni di protesta. Perciò anche noi restiamo come le parole fraintesi, respinti, ritenuti insignificanti nella confusione di questa lingua sgrammaticata in cui le parole stentano a coordinarsi per diventare un pensiero comune, un vocabolario condiviso. E sperimentiamo che anche noi, discepoli di Gesù, consideriamo che le parole, come si direbbe, non sono più come quelle di una volta, non servono a intendersi, piuttosto creano malintesi, diventano bandiere, armi per ferire, etichette per classificare. Come possiamo fare? Ma il Vangelo, quella pagina che è stata proclamata, ci dà un appuntamento. Se volete comprendere ciò che avete visto, se volete risolvere i vostri dubbi, se volete interpretare quello che succede, allora dovrete essere là quando Gesù è glorificato. Allora dovete seguire la vicenda fino all'ora del compimento. Allora dovete stare con il discepolo amato fino alla fine. Siamo chiamati dunque a entrare nei giorni di questa settimana autentica con l'inquietudine e il desiderio di riuscire a comprendere, di ritrovare le parole per dire la verità, parole per creare una intesa, parole per dare voce alla comunione che lo Spirito di Gesù vuole creare e tenere viva tra di noi. Disponiamoci a contemplare la gloria di Gesù crocifisso, risorto, vivo, perché si aprano i nostri occhi e noi lo possiamo riconoscere e rimanere in Lui, la parola che si è fatta carne per consentire a coloro che credono di contemplare la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Per ritrovare le parole da dire, per offrire a questo tempo un messaggio che possa seminare pace e costruire la fraternità. Adesso non ci resta altro da fare che vivere la Pasqua.
Fratelli e sorelle, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, eleviamo con fiducia le nostre suppliche. Per le chiese sparse in tutto il nostro mondo, contemplando lo svuotamento del Figlio di Dio, sappiano vivere in vera comunione con la sua povertà e debolezza, attingendo nuova forza per la propria missione. Per i catecumeni che ieri sera hanno ricevuto il simbolo della fede e nella prossima veglia pasquale il battesimo, dispongano tutta la loro vita alla conoscenza e all'accoglienza del mistero di Dio. Per i giovani di ogni continente, perché in Cristo che dona se stesso sino all'estremo della morte in croce, riconoscano la sorgente dell'amore vero e la ragione profonda della propria vita. Per tutti noi, celebrando il mistero della salvezza in Cristo, crocifisso e risorto, possiamo sperimentare nella vita quotidiana la tenerezza misericordiosa di Dio. Noi ti preghiamo, per tutte le vittime della guerra e di ogni forma di follia, dell'opulenza e della fame, delle malattie del corpo, della psiche e dello spirito. Noi ti preghiamo, accogli, o Dio misericordioso, la nostra preghiera, aumenta la fede di chi spera in te. A noi che innalziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo, dona di portare frutti di opere giuste in perenne comunione con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Secondo l'invito del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace.
fratelli e sorelle, chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa cattolica, professiamo la nostra fede. Donaci, o Padre, di celebrare questi santi misteri con cuore ardente e puro, perché il nostro servizio risponda degnamente alla bontà che ci manifesti e con fiducia accresciuta si elevino a Te le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai mandato in questo mondo Gesù, Tuo Figlio, a salvarci, perché abbassandosi fino a noi
e condividendo il dolore umano risollevasse fino a te la nostra vita. Salendo a Gerusalemme portava a compimento quanto le scritture avevano annunziato, e la folla dei credenti con fede e con gioia gli andava incontro acclamando. Come allora la voce dei fanciulli risuonava della tua lode, così ora con tutto il nostro amore eleviamo esultando un inno alla tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ci
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i Vescovi suoi collaboratori, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Yeah.
Preghiamo. O Padre di misericordia, poiché ci hai nutrito del pane di vita e ci hai voluto tuoi commensali nel tempo, donaci per la grazia di questi misteri di aver parte nell'eternità alla gloria di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Desidero invocare per tutti voi che siete qui riuniti la benedizione del Signore. Questo rametto di ulivo benedetto ha tanti significati e certamente diventa un segno che si può portare nelle case e che si può donare alle case amiche e alle case vicine, come un segno di un messaggio che vuole raggiungere tutti per accogliere Gesù che viene in ogni casa, in ogni comunità, per dare la salvezza, la pace, la speranza. Voi, benedetti da Dio, siate una benedizione per quelli che vi incontrano. Entriamo con gioia, con intensità in questa settimana autentica, per andare al centro del mistero che ci ha salvati. È una settimana in cui dobbiamo diventare anche noi autentici nel riconoscere il nostro desiderio di salvezza. Domani sera qui in Duomo ci sarà una celebrazione penitenziale comunitaria per tutti coloro che desiderano ricevere il perdono nel sacramento della riconciliazione alle 18:30 di domani sera. Ma in tutte le ore del giorno, tutti i giorni della settimana, i penitenzieri del Duomo sono a disposizione per renderci sinceri, autentici, liberi e pronti per celebrare i santi misteri con il sacramento della confessione. Su tutti voi scenda la benedizione del Signore. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, Kyrie ad benedictione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Procedamus cum pace. Thank you.
tuo.